you <laughs> Benvenuti sul canale di De Sottosopra, io sono Riccardo Scaffidi e oggi ho il piacere di conversare con Fabrizio Livigni, sociologo del CNRS di Parigi. Ciao Fabrizio e grazie mille per essere qui con noi. Ciao Riccardo, grazie per questo secondo invito. Esatto, secondo invito perché io e Fabrizio tra l'altro abbiamo già fatto una, una prima chiacchierata in cui abbiamo parlato di moltissime cose in realtà, soprattutto di decrescita economica. Di emergenza ambientale e di neoliberismo, e vi invito ad andare a recuperare pure quella chiacchierata. Ehm, oggi invece eh, parleremo di un altro tema di cui si discute sempre di più, soprattutto online, che è il tema della distinzione tra sesso e genere. E come vedremo, come spiegherà poi Fabrizio, è una distinzione che emerge nel dibattito accademico e non eh, a partire dagli anni 70 del Novecento. E per iniziare, Fabrizio, ti chiederei appunto eh, direttamente di spiegarci un po'. In cosa consiste questa distinzione? Che significato ha? Su cosa si fonda? E appunto qual è il contesto in cui nasce, in cui viene partorita? Grazie. Uh, per cominciare, come l'altra volta, mi piacerebbe spiegare da dove parlo. Eh? Uh, di formazione sono filosofo e sociologo delle scienze. Um, e le cose che ti dirò oggi le tiro fuori da un corso che do all'interno di un seminario di sociologia delle scienze in diverse istituzioni qua, um, quindi io non sono un sociologo del genere, o di genere, scusami, nel senso non lavoro sulle questioni di genere o femministe direttamente, ovviamente eh, è una tematica talmente onnicomprensiva per tutto il resto. Certo. Che ovviamente deve uno deve sempre prenderla in considerazione, qualsiasi sia il suo oggetto. E quindi oggi parlerò soprattutto appunto della sfera medica, uh, diciamo um, di queste questioni. Allora, la tua domanda, um, la differenza fra sesso e genere: innanzitutto, mh, questa è proprio una definizione eh, fondamentale per eh, parlare di queste cose, perché <coughs> spesso si fa co confusione fra tre livelli, sesso, genere e sessualità, ma questi tre livelli bisogna concettualizzarli um, eh, precisamente perché sennò poi si m, casca in impasse in contraddizioni e poi eventualmente anche in discriminazioni magari in buona fede um, il sesso rinvia i tratti biologici quelli che si considerano come immutabili eh, mentre invece il genere um, è quello che si chiama il sesso sociale, cioè l'identità uh, sessuale ma a livello sociale, quindi ciò che ha a che fare più che altro con gli atteggiamenti, i comportamenti e i ruoli che gli esseri umani noi ehm, assumiamo, e questa, questa sfera rispetto al sesso che è biologico si reputa molto più flessibile, quindi eh, cangiante con il tempo. Quindi il sesso, diciamo, è studiato dall'anatomia, la fisiologia, l'endocrinologia, la genetica, eccetera. Il genere è più che altro un costrutto psicosociale attraverso stereotipi e quindi va studiato alla, e dalla psicologia e dalla sociologia. La sessualità in tutto questo, o l'erotismo o il romanticismo è una cosa un po' complessa, eh, ha ovviamente eh, essa stessa un, 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 su un substrato biologico, psicologico e sociologico mh, eh, all allo stesso tempo. E e la dire oggi che, che tesi sostenere oggi insomma che sono quelle che sono permesse uh, dagli studi di genere uh, che, 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 che conosco personalmente um, uh, la prima tesi è che sesso e genere sono inseparabili uh, nel senso che le conoscenze degli esperti riflettono le idee vigenti della società patriarcale del momento ma allo stesso tempo modellano il modo di pensare la differenza tra i sessi. Quindi eh, non, non bisogna mai pensare che la conoscenza biologica, mh, biomedicale, sia oggettiva, essa stessa è influenzata dalla cultura e influenza a, suo, a, suo, a, su, a, a, a sua volta la cultura essa stessa. Ecco perché eh, i movimenti femministi, i movimenti sociali i femministi sono importantissimi, perché fanno pressione sulle scienze per eh, diciamo, prendere in considerazione delle cose che eh, mh, spesso uomini bianchi, eh, eh, iscritti per, per, fortemente nel patriarcato, nell'ambito scientifico e medico, eh, tendono a, a, a dimenticare. Seconda tesi, non c'è una dualità o una binarietà in nessuna di queste tre cose ma c'è un continuum con infinite sfumature, è fondamentale da capire. Se voi prendete il genere, eh, va da eh, ovviamente uomo, donzo, ci sono i qui, ci sono eh, i gender fluid, eccetera. Eh, il sesso, il sesso anch'esso è un continuum perché va dal... L'uomo è estremamente eh, con tutti gli stereotipi che possiamo attribuire, muscoloso, peloso, eccetera, fino alla eh, ragazza minuta e eh, quasi glabra, ma fra queste due cose ci sono miliardi di sfumature, e, ed è difficile a volte sapere se stiamo di fronte a un, un uomo o una donna, in senso classico del termine. E quindi rifiutare tutte queste sfumature che ci sono in mezzo non solo è scientificamente falso. Ma è anche politicamente e moralmente ingiusto nei confronti delle persone che non si riconoscono nei due poli. Terza tesi eh, che vorrei dire è che il sesso e il genere sono tutti e due costruiti socialmente, ma non significa che il sesso è. Ehm, o la parte biologica eh, possiamo cambiarla col solo eh, potere della, della parola o della politica. Non sto dicendo questo, sto dicendo che eh, ci sono inter interazioni complesse e multidimensionali fra mondo materiale e cultura umana. Per dirlo in altro senso, la cultura ha una certa interpretazione, permette una certa interpretazione del sesso biologico. Okay? Quindi anche se c'è un vincolo fisico-materiale sulla maniera in cui il mio corpo è oggettivamente, la, la, mia, la cultura in cui eh, eh, navigo mh, interpreterà queste mie caratteristiche fisiche in un modo piuttosto che in un altro. Ma allo stesso tempo, questa è una cosa molto meno conosciuta, la cultura può anche iscriversi dentro la biologia. E ti darò più tardi, se vuoi, un esempio di come la cultura patriarcale può iscriversi dentro i corpi. Perfetto, ti, ti ringrazio Fabrizio. Eh, volevo approfondire proprio questo concetto di denaturalizzazione, eh, nel senso che mh, naturalmente le scienze sociali non si occupano solamente di decostruire i concetti di uomo e donna, ma in generale di decostruire, quindi di, di appunto di denaturalizzare eh, tantissimi fatti sociali di, di natura anche diversissima tra di loro. Eh, per cui ti chiedo, Fabrizio, mh, che cos'è, cosa si intende con fatto sociale e che cosa significa andare a dena denaturalizzare un fatto sociale? Hmm, ottima domanda che permette di andare alle, alla base della, della fondazione della sociologia, in particolare francese, con Emile Diorcaim che parlava proprio di fatti sociali per dire che la sociologia non, non, non cerca di spiegare fatti sociali con... Biologici, fatti psicologici, no, dei fatti biologici devono spiegare i fatti biologici, dei fatti psicologici devono spiegare i fatti psicologici, e la sociologia deve spiegare dei fatti sociali con altri fatti sociali. Questa è la, la, la questione. Quindi, la questione è che le scienze sociali sono delle scienze, tra l'altro, spesso lavorano in collaborazione con le scienze eh, biologiche e me, 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 medicali. e quindi mh, sono, sono ad una, pervenute ad una definizione che io vorrei leggervi perché io la, tro la, fa la faccio vedere a tutti i miei studenti è troppo eh, efficace si parla di naturalizzazione di un fatto sociale per esempio la povertà la disuguaglianza di genere il razzismo eccetera quando le differenze osservate tra gli individui che possono essere spiegate attraverso fatti sociali e culturali vengono giustificate in nome di una differenza naturale biologica o divina, per esempio. Cioè, quando io posso spiegare un fatto sociale con fatti naturali, io sto naturalizzando, cioè sto giustificando che quella cosa è così in quel momento storico specifico e mi rifiuto di cambiarla. Naturalizzare un fatto sociale ha una funzione politica, in quanto tende a presentarlo come dato per scontato per sempre, come immutabile, in quanto tale non modificabile con la conseguenza di legittimare le differenze e le disuguaglianze. Denaturalizzare queste differenze, cioè ciò che fanno i sociologi delle scienze, eh, de, 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 i sociologi, gli antropologi, gli storici, eccetera, ehm, ma anche i movimenti sociali, quindi denaturalizzare queste differenze assunte come naturali nel quotidiano della gente, nel senso comune, significa reinserirle nella cultura, nella storia e quindi nella politica. Cioè, significa che si possono ridiscutere e si possono quindi cambiare, modificare. E questa citazione conclude con una frase che riassume tutto: ciò che la cultura ha fatto, la cultura può disfare. Io non posso cambiare il colore dei, dei tuoi occhi. Co che colori hai? Che colori, che colo che qual è il colore dei tuoi occhi? Marrone? Castano? Marrone, sì, 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 marrone. Perfetto. Se io domani faccio una legge e dico che tutti quelli che hanno i colori castano, da, da oggi in poi, devono averceli, eh, come dire, ehm, azzurri. Non cambierò nulla, non posso cambiarlo. Questa è una cosa naturale, ok? Ma nel momento in cui io dico alle persone: attenzione, per esempio, eh, l'omosessualità esiste da sempre in tutte le società, ok? È più o meno si stima sempre la stessa percentuale, fra 2 e 4% della popolazione. Okay? Tu puoi avere sensazione che a Milano o a Parigi ci siano più gay che altro. No, certo, ovvio, perché sono delle città, non è vero, ma dico, sono delle città dove queste, queste, queste um, questi sociali sono molto più accettati e sanno che sono più accettati e quindi da uh, la campagna italiana o rumena eh, vengono a vivere in questa città perché sanno che possono essere uh, uh, vivere meglio. Ma se no è, è una percentuale che si trova di, in tutte le... le, le le culture in tutte le epoche. Quindi, questo è un altro fatto naturale. Quello che è, quello che è pardon, eh, eh, culturale è la maniera in cui lo si tratta, questo aspetto dell'omosessualità. Per esempio, per i greci era qualcosa di valorizzabile, per altre popolazioni eh, è una cosa perfettamente normale, altre come, no come la nostra eh, sono più che altro omofobe, eccetera. Quindi attraverso l'educazione, attraverso delle leggi, attraverso delle eh, misure governamentali, eh, io posso cambiare la maniera in cui le persone ehm, mh, trattano, vedono, eh, si relazionano all'omosessualità, mentre invece il colore degli occhi non posso. Certo. Que certo. Questa è, diciamo, la risposta che ti darei. E tornando un attimo indietro, eh, nello specifico la distinzione eh, sesso genere di cui stiamo parlando adesso, ehm... Quando si pone questa distinzione, eh, di solito eh, si tende a metterla giù in modo abbastanza semplicistico, no? nel senso che si tende a dire ehm, il sesso è il dato biologico, naturale appunto, e il genere è ehm, l'interpretazione culturale e sociale di questo dato. Per cui ad esempio ehm, il sesso è il fatto di avere il cromosoma XX o i cromosomi XY e il genere sono i ruoli di genere, gli stereotipi di genere, eccetera, eccetera, quindi la cultura che si mh, accumula attorno al dato biologico. E invece tu Fabrizio, diciamo, eh, ti inserisci in una tradizione di studi che eh, fa vedere una cosa molto interessante, ovvero come anche il sesso, quindi come anche il dato biologico. Eh, si è in realtà eh, in parte eh, modificato, formato, plasmato da elementi di tipo culturale e sociale, no? Assolutamente. Um, diciamo che ci sono diversi esempi che si possono dare. Um, quello degli ormoni, quello della differenza di taglia fra uomini e donne, quello degli intersessi e quello dei trans. Cioè ci sono diversi... Que questi quattro casi di studio che nel mio corso, nel mio seminario... La presento, um, permette di, di, di vedere quelle tesi che di, di illustrare quelle tesi che ho, che ho, che ho spiegato all'inizio, cioè il fatto che non c'è una binarietà, che c'è una influenza reciproca fra natura e cultura. Um, quindi la, 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 gli, ormoni, gli ormoni sono stati scoperti alla fine del XIX secolo e ovviamente ci sono una serie di scoperte che vengono fatte e una d'altre, che ovviamente non ripeterò oggi qui perché abbiamo poco tempo, um, ma uh, insomma, sono facilmente uh, trovabili su, per, per i più interessati uh, uh, nella letteratura o anche solo su Wikipedia. Um, quindi, quando si scopre questa cosa che chiamiamo ormoni, che, ha, um, che sono delle, delle, delle molecole... Uh, dal nostro corpo per andare a caratterizzare eh, gli elementi eh, fenotipici, cioè quelli che si danno a vedere eh, del nostro corpo, ehm, poco a poco si forma l'idea della distinzione fra degli ormoni maschili androgeni e degli ormoni, ormoni femminili estrogeni. Poco a poco si scopre che ce n'è di diverso tipo per ogni categoria, quindi già vedi più tempo passa, più già si complessifica la cosa. Ma la cosa più interessante è che questa complessità è anche paradossale, nel senso che non solo ci sono diversi tipi di ormoni, ma quegli ormoni che noi pensiamo essere unicamente maschili e quegli ormoni che pensiamo essere unicamente femminili, in realtà possono avere dei, degli effetti controintuitivi, in, contro cioè che alcuni ormoni di ordine femminile estrogeni, possono avere degli effetti, gli stessi effetti di quelli che, che, che hanno gli ormoni maschili, e viceversa, questa cosa inizia a confondere in qualche modo i, i, i primi ricercatori di queste di queste tematiche che dicono: Ma che cosa sta succedendo? Com'è possibile? Ok, quindi, per esempio, um, la, la cornificazione vaginale, ok? Prendiamo un caso specifico, cioè l'indurimento della vagina, che si verifica durante il picco della fase follicolare, cioè all'inizio della mestruazione, e serve a produrre l'ovulazione, ehm, in genere è causata dagli estrogeni. Ebbene, nel 1928, due mh, ricercatori, Brua e Simonet, dimostrano che ci sono degli estratti testicolari, uomini che generalmente contengono eh, ormoni maschili, che hanno lo stesso identico effetto se introdotti in una donna sulla vagina, che di, di quelli che sono eh, i, i, gli ormoni femminili normali, cioè degli ormoni maschili cornificano la vagina esattamente come degli ormoni femminili. Quindi, è un esempio, ce ne sono tanti. Um, Uh, per esempio, nel 1934, un certo Zondec dimostra che l'estratto testicolare di cavallo è il tessuto a più potente effetto estrogenico tra tutti quelli es esaminati fino a quel momento. Um, allo stesso tempo, l'urina delle donne può avere un'attività androgenica equivalente a quella dell'urina degli uomini. Quindi, tutti quelli che utilizzano, brandiscono la natura come eh, qualcosa di estremamente netto, eh, immutabile, eh, duale, sono smentiti dalla scienza stessa. Okay? Quindi il modello fra i due sessi è destinato a eh, cadere perché non ci sono solamente due sessi ben netti, non si sa neanche biologicamente che cosa è esattamente uomo e cosa è esattamente donna. Come potremmo noi determinarlo? Okay? Solo che... Il patriarcato è talmente forte che i medici e i ricercatori dell'epoca, quando si sono di fronte a questi tipi di, di risultati, devono trovare una maniera di razionalizzare il, il risultato controintuitivo che, eh, eh, a cui fanno, di fronte al quale si ritrovano. E quindi, per esempio, iniziano a sospettare che quei ehm, quegli ormoni ehm, ehm, che hanno degli effetti eh, a, a, a estrogeni, ma che, 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 che sono eh, teoricamente ehm, estratti da corpi eh, maschili, ma i medici cominciano a dire: Ah, ma forse questi ormoni qui vengono da ermafroditi non dichiarati, da dei uomini che sono in realtà uomini/donne. slash donne. Uh, oppure l'urina e, e, e iniziano a prescrivere il fatto che l'urina dovrebbe provenire da uomini virili non contestabili. <ride> Ma ovviamente si può sottolineare il fatto che che cos'è un uomo virile? Ancora una volta, non c'è nessuna caratteristica naturale di un uomo vivente, ok? E sono, sono, costruzioni, sono, sono costruzioni sociali che sono veicolate eh, attraverso i film, attraverso eh, i giochi per eh, bambini, attraverso la pubblicità, eccetera. E infatti oggi le cose stanno cambiando. Mm. La moda in questo senso, anche se rimane estremamente uh, ancorata al capitalismo neoliberista, uh, um, almeno è progressista sul fronte dell'LGBT, e quindi iniziano ad esserci molto più, molte più persone che, per esempio, penso a Imaneskin o a Timothée Chalamet che cercano di, di distruggere un po', di, di andare oltre um, eh, il, il. Perché per essere chiari, lo stereotipo di donna è una, la, la passività, la, il fatto che non ha forza, non deve fare delle cose maschili perché sono al di fuori della sua, della sua portata, è, è più sensibile al, alla, al care, cioè a prendersi cura delle persone, o alla letteratura, ma non all'ingegneria, alla matematica, tutte queste caratteristiche. Ovviamente una donna non può essere pilota eh, d'aereo, ancor meno militare, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre un uomo non deve piangere, eh, non deve parlare delle sue emozioni, eh, deve essere chiaramente omofobo, muscoloso, eccetera. Ma non c'è niente che cioè sono, de, sono, dei, sono dei, degli stereotipi normativi, cioè si sta dicendo alla gente che cosa deve essere, a che cosa deve, deve assomigliare. Non eh, una descrizione di quello che già è. Vedete la, la differenza fra descrittivo e normativo. Aggiungo io soltanto una cosa, poi magari mi dici eh, velocemente cosa ne pensi, eh, facciamo un confronto proprio rapidissimo. Abbiamo aperto questa intervista dicendo che eh, sempre di più negli ultimi anni comunque si parla di questa distinzione tra sesso e genere, si, insomma, entrano in qualche modo nel discorso pubblico, nel dibattito tutte queste tematiche che hanno a che fare eh, con la comunità LGBT, le minoranze sessuali, il femminismo, il patriarcato, eccetera. E diciamo c'è un po' una polarizzazione tra chi condivide queste, questa sensibilità, queste tematiche, eccetera, chi le riconosce e chi invece le nega in toto. No? E a me sembra, e su questo vorrei avere un, un attimo un confronto con te, mi sembra, dicevo, che chi in qualche modo nega questa distinzione tra sesso e genere e prende anche un po' in giro a volte l'idea di genere come costrutto culturale. Lo faccia perché eh, pensa che eh, sostenere che il genere sia culturalmente costruito equivalga a dire che è arbitrario, no? Per cui eh, se una cosa non è naturale ma è influenzata da costrutti sociali, eccetera, eccetera, allora è arbitrario, è inventato dal nulla, quando invece non è questo il punto della discussione, cioè eh, nessuno, credo, sostenga che. Eh, la differenza, ad esempio, tra un pene e una vagina sia un'invenzione culturale. Cioè, non è questo quello che si sta dicendo. No, no, è ovvio. La, la, la questione del genere... Cioè, in realtà tu mi stai ponendo una domanda filosofica. Qual è la, uh, il, il, um, il grado di determinismo e il grado di libero arbitrio che c'è in tutte queste faccende? Ok. Ovviamente non ho un... Un, come dire, un cursore metrico di, 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 dove possono essere, però quello che si può dire è che sia la parte sessuale che la parte mh, di genere, quindi costruita socialmente, hanno dei vincoli. Molte cose che noi attribuiamo alla natura in realtà sono di ordine culturale, quindi non hanno una determinazione univoca biologica, anche se abbiamo visto che la biologia stessa può essere portatrice di... Uh, fatti culturali che si sono iscritti nei geni, ok? Ma lasciamo da parte questa cosa, mettiamo che la parte fisica, fisiologica, naturale biologica sia difficile da cambiare perché una volta che io sono nato così a parte la chirurgia e gli ormoni non posso cambiare granché ok? Perfetto. Quindi non, innanzitutto molte di quelle cose che pensiamo venire dalla natura no, non vengono dalla natura ma il fatto che vengano dalla cultura non significa che siano facilmente eliminabili perché eh, sono, hanno delle forti, eh, dei forti vincoli sociali nella nostra struttura di società. È difficile, se tu sei non, non binario, eh, eh, iniziare ad apparire come non binario. Perché appa, appunto avrai uh, lo stato civile che ti impone M o F e non, eh, niente, uomo o donna e, e, e niente in mezzo, uh, avrai difficoltà come facevo prima, ad esempio, a trovare un lavoro oppure un appartamento se, ca se caschi su persone omofobe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che sia eh, eh, di ordine culturale non significa che sia eh, eh, fluido e, e che può essere cambiato ad libitum, ok? Um, però significa anche che abbiamo una margine, un margine di manovra per, ok ne, ne, nei, nei vincoli dati dalla biologia abbiamo una, una, un enorme margine di, ma, di, vano, di manovra a livello culturale. Solo che, però, per cambiare i comportamenti e, 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 e i quadri normativi della nostra società ci vogliono i movimenti sociali, e l'educazione e la ricerca. La ricerca, l'educazione e i movimenti sociali e queste cose qua si um, interalimentano. Okay? perché spesso sono stati, come dicevo prima, i movimenti femministi a spingere le ricerche medicali, biologiche e in sci scienze sociali ad interessarsi a certe tematiche, ma poi sono anche le scoperte delle scienze naturali e sociali che a volte danno degli strumenti ai movimenti femministi per andare ancora al di là o includere nuove lotte per far cambiare i comportamenti in nome delle ultime eh, ricerche fatte su questo o, o, o quel tema. Quindi, questo è quello che direi. Chiarissimo. Fabrizio, ti, ti ringrazio come al solito, come la volta precedente, per, per aver fatto questa chiacchierata con me. E, niente, ci, ci ritroveremo magari una terza volta per portare altri qualche altro tema. Esatto, dato che i temi di discussione sono sostanzialmente infiniti, eh, magari avrò anche il piacere di parlare con te una terza volta qui sul canale di Ide Sotto so, Sopra. Con piacere, grazie per il lavoro che fate.